Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Questa sera parleremo di coronavirus e nello specifico parleremo di questa seconda fase in cui siamo appena entrati, in cui l'obiettivo è appunto di convivere in sicurezza con il virus. Per farlo abbiamo invitato in collegamento con noi il dottor Luisa Alberto Rodriguez. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Dottor Rodriguez, cominciamo chiarendo un po' come funziona appunto questo coronavirus. Quindi parliamo delle superfici. Quanto sopravvive il virus sopra le superfici? Allora, per quanto riguarda la sopravvivenza del virus nelle superfici, non è ancora stabilito in maniera abbastanza chiara la tempistica, si è soltanto, diciamo, hanno semplicemente scoperto che a seconda del tipo di superficie sulla quale si posa il virus attraverso le goccioline, aerosol, droplets, chiamatele come preferite, alcune superfici hanno una durata, diciamo, offrono al virus una durata più lunga di vita rispetto ad altre. Per esempio, le superfici porose, come possono essere carta e cartone, essendo più, diciamo, irregolari, offrono una durata superiore di vita al virus rispetto a superfici più lisce, quale il metallo, okay? O la plastica, dove possono essere facilmente, diciamo, decontaminate o disinfettate. Invece, per quanto riguarda i disinfettanti, quali sono i disinfettanti che devono essere utilizzati per eliminare il virus? Ok, allora, questo virus non è particolarmente resistente. Le sostanze che di solito utilizziamo sia in ambiente medico e anche in quello odontoiatrico sono già abbastanza efficaci per contrastare il virus, quali le soluzioni idroalcoliche, okay? Oppure quelli contenenti cloro. Sono, diciamo, quelle che aiutano a disinfettare le superfici e anche, diciamo, le superfici sia inanimate che quelle corporee, insomma, mani e quant'altro, soprattutto. In questa seconda fase, appunto, abbiamo visto che l'attività ambulatoriale odontoiatrica ha ripreso, quindi anche voi avete riaperto i vostri ambulatori. Ci dica, dottore, come vi siete organizzati? Ok, tengo a precisare che l'attività, nello specifico l'attività odontoiatrica, ha sempre avuto a che fare con schizzi e aerosol, visto che diciamo gli strumenti principali del nostro lavoro sono trapani, okay? E strumenti, sì, ad ultrasuoni che probabilmente rilasciano dell'aerosol nell'ambiente. Esatto. También è anche vero che noi, avendo a che fare con altri tipi di virus da molto tempo, per citarne due, il virus dell'epatite C e quello dell'HIV, noi ci siamo sempre attrezzati per impedire a questi di rappresentare un pericolo per noi e per i nostri pazienti. Quindi noi ci attrezziamo in questo caso, in questa seconda fase, quindi della convivenza con il Covid-19. Per esempio, la prima cosa che si fa con un paziente è il triage telefonico. Quindi prima che un paziente si rechi presso il nostro studio, la segretaria o chi per loro va, diciamo, a fare un piccolo colloquio, okay? Un triage per capirci, facendo delle domande specifiche per sapere se quel paziente specifico può rappresentare un pericolo oppure no. Ok, quindi questa è la prima cosa, sì? Sì, poi possiamo vedere in questa immagine, una volta che il paziente, diciamo, a seconda delle cose che ci indica nel triage telefonico, stabiliamo che non è un pericolo per, diciamo, per la salute, lo possiamo fare avvicinare in studio. Come possiamo vedere in questa immagine, abbiamo messo a disposizione in questo studio del gel idroalcolico, okay, quindi efficace per eliminare il virus dalle mani, in questo caso, prima che il paziente possa entrare nello studio. La sala d'attesa ormai, diciamo, è diventata semplicemente un punto di passaggio dalla porta d'ingresso dello studio fino alle poltrone, perché noi abbiamo fatto in modo, come d'altronde la categoria, che non ci siano persone che attendono in sala d'attesa. La sala d'attesa viene considerata un punto, diciamo, di alto rischio, e quindi
la durata degli appuntamenti inevitabilmente viene dilazionata in modo da impedire che i pazienti si incrocino in sala d'attesa. Poi, per quanto riguarda il contatto con il personale amministrativo, si possono diciamo, implementare più misure. Nel caso specifico del nostro studio, abbiamo posto fra il paziente e il personale di segreteria una barriera fisica consistente in una lamina di plexiglass con un foro centrale in modo da consentire il passaggio di documenti e denaro. Okay? La segretaria possiede una mascherina chirurgica, occhiali e guanti. In questa foto noi possiamo vedere invece come l'operatore si può attrezzare in modo da proteggersi contro l'attività che noi inevitabilmente andiamo a fare, ovvero quella della produzione di aerosol. In questa foto vediamo i principali dispositivi personali di sicurezza, okay? I Sì. famigerati DIP, che utilizza il dentista per proteggere occhi, naso e bocca, che sono i punti d'ingresso del virus nel Sì. corpo umano, ovvero la mascherina FP2 o FP3, in questo caso è una FP2, ok? Al di sopra di questa mascherina FP2 si fa un'ulteriore protezione schermandola con una mascherina chirurgica, quella che utilizzeremo in condizioni normali, Ok. gli occhiali per proteggere gli occhi e il tutto quanto sigillato ulteriormente da una visiera lunga che protegge testa e collo. Dispositivi di sicurezza che in realtà voi utilizzavate anche prima di questa emergenza, perché come diceva appunto lei prima, voi comunque la paura di altri virus c'erano già e quindi comunque dovevate già operare in tutta sicurezza per voi e per i pazienti. Quindi dottore, ci dica, se un paziente volesse venire a fare una pulizia dei denti, lo può fare in totale sicurezza? Allora, la pulizia dei denti si può fare in totale sicurezza, si può offrire eventualmente al paziente di eseguire la pulizia dei denti senza attingere all'utilizzo degli ultrasuoni, diventa una procedura abbastanza macchinosa e lenta, però fino a qualche anno fa si faceva. Questa è una possibilità. Nel caso in cui si debba per forza attingere all'utilizzo degli ultrasuoni, ci sono dei dispositivi che, ripeto, non esistono dalla comparsa del Covid, ma ben prima, che aspirano la maggior parte dell'aerosol che si produce nella pulizia dei denti. Si può controllare l'afflusso d'acqua con il quale si fa l'aerosol in modo da ridurre la quantità di aerosol. Utilizzare comunque questi DPI aiuta alla riduzione quasi del 100% del rischio di contagio. La cosa importante è la ottima e approfondita disinfezione dell'ambiente di lavoro una volta che il paziente è andato via e sicuramente la reazione dell'ambiente di lavoro, in questo caso la poltrona odontoiatrica. Quindi questo mix di assorbitori di aerosol che comunque esistono in mercato ed esistevano già prima e si usano e si sono sempre utilizzati negli studi odontoiatrici, la reazione della stanza, quindi magari una poltrona che abbia a disposizione una finestra, ok, fare aprire e fare scambiare l'aria e attendere almeno 30 minuti fra un paziente e l'altro in modo che l'aerosol che possa essere rimasto residuo nell'ambiente vada a precipitare. Questo è, diciamo, Sì, ma pure. quali altri trattamenti si possono fare oltre alla pulizia dei denti? Si possono fare in totale sicurezza nello studio appunto ambulatoriale odontoiatrico? Oppure no? Guardi, con le dovute accortezze non ci sono cure odontoiatriche che non possano essere espletate in questo momento. Ok. Lungi da me, però, magari invitare i pazienti a procedere a fare procedure di tipo estetico, che noi le facciamo pure, quali sbiancamenti o diciamo l'eliminazione di inestetismi con la posizione di faccette e quant'altro. Sinceramente, se non sono cure di tipo terapeutico, ma di tipo estetico, sinceramente, io mi sentirei di consigliare alle persone di aspettare un pochino ancora. Ah, quindi di aspettare ancora un pochino. E, quando ci si reca presso uno studio odontoiatrico, in questo momento storico di emergenza, a che cosa dobbiamo stare attenti? Dottore, ci dia qualche consiglio? Quando noi ci rechiamo presso uno studio odontoiatrico, dobbiamo innanzitutto osservare con attenzione che misure ha preso il titolare dello studio, il direttore sanitario in questo caso, per proteggere i propri pazienti e anche il personale che ci lavora. Quindi il gel è apposto all'ingresso dello studio, magari
diciamo, i copriscarpe monouso sicuramente giovano alla protezione, diciamo, a evitare che ci sia della contaminazione all'interno dello studio. Trovare la sala d'attesa vuota è importante, quindi ci deve essere una buona organizzazione da parte anche del personale amministrativo dello studio, non solo clinico. Evitare di recarsi nello studio dentistico in anticipo o tantomeno con accompagnatori, a meno che non sia strettamente necessario. Queste sono delle misure, insomma, che il personale odontoiatrico dovrebbe pazienti quando nello studio. È buona regola far vedere al paziente che tutto lo strumentario e diciamo gli indumenti monouso che si utilizzano siano veramente sterili e monouso. Quindi vedere, magari aspettare 5 minuti, però vedere l'assistente che tira fuori dai cassetti tutte le manteline e gli strumenti vengono tutti spacchettati e quant'altro sarebbe una cosa che io personalmente guarderei piuttosto che trovarmi, Certo. passatemi il termine, tavolo apparecchiato. Insomma, questo desterebbe qualche sospetto in me. Dottor Rodriguez, io la ringrazio per averci rassicurato, quindi possiamo andare dal dentista in questo momento se lo studio è organizzato così come ha fatto lei, quindi in totale sicurezza. E grazie per essere stato in collegamento con noi questa sera. E Io che ringrazio a voi. grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.